Aspetta! Ma sta già già! Gli ha preso la pipitula! Oddio! È contagiosa! Ormai da diverso tempo questa rassegna teatrale in vernacolo, in dialetto, è curata da Nicola Anselmi, noto istrione locale, nonché attore. E ti piace curare un po' questo aspetto? È un modo un po' diverso di fare teatro dialettale? Sì, beh, è ovvio che... un po', come si dice, un po' la pezza, insomma, il duello tra compagnia e compagnia, sì, ma in realtà poi alla fine siamo veramente un gran gruppo, siamo tutti amici e quindi faccio un po' il legame, no, tra tutte le compagnie. Quest'anno abbiamo allargato un po' il giro, siamo passati dalle compagnie dialettali fanesi, siamo arrivati negli anni scorsi alla una rassegna provinciale. Quest'anno abbiamo addirittura esagerato, siamo arrivati al di sotto di Senigallia, siamo arrivati a Marzocca con una compagnia che si chiama La Sciabica. E quindi abbiamo allargato il giro. Il livello oltretutto è anche abbastanza elevato, quindi belle commedie, dei bei spettacoli, insomma, delle belle compagnie. E di conseguenza sicuramente ci aspetterà una rassegna che parte dal 2 di luglio fino al 1 di settembre, tutti i lunedì, come sempre. Siamo giunti alla nona edizione, siamo giunti. Quindi, no? Insomma, nove anni di successi. Sì. Però è bello questo fatto di sentire anche diverse sonorità, sì, magari sì, anche se vicini. Sì. Però il fanese, quello del Durbinate, in effetti, pesarese. Bravo Lino, infatti mi dai la possibilità, perché ecco, basta veramente poco, vuol dire da Fano ci spostiamo 5 km, andiamo a Pesaro, già è tutto un altro dialetto, no? Poi allora basta dire che già le compagnie fanesi, no? Dalla compagnia del porto a quella del centro storico, appena fuori dalla città, già cambia, ci abbiamo tre dialetti solo a Fano, poi pensare ad andare a Pesaro già cambia di nuovo, quest'anno andiamo verso il Gallo, verso Urbino, poi abbiamo addirittura questa compagnia, come ti dicevo, di Marzocca, che ci avviciniamo all'Anconetano, ed è, come dire, dare un colore a uno spettacolo, dare un colore al teatro, ecco, modificarlo in questa maniera, modificare le sonorità, che poi alla fine il dialetto unisce, perché come tutti gli anni, certo, ci ritroviamo qui all'Arena BCC. Esatto. Cioè, di quest'anno avete voluto dare anche una connotazione particolare, cioè una menzione, una citazione di una persona particolarmente importante, una famiglia, diciamo. Sì, esatto, perché tutti gli anni, quasi come dire, quotidianamente, perché non solo con il teatro dialettale ma anche in occasione di altri eventi, Lorenzo Barbanti, che è di Tavernelli di Serrungherina, purtroppo devo dire era qui con noi, quest'anno purtroppo non sarà più con noi. Questo ragazzo soffriva di distrofia muscolare e quindi purtroppo ci ha lasciato, ma ci ha lasciato un bel ricordo. Noi non abbiamo voluto mettere ricordando o chissà quale, lo vogliamo salutare così. Nell'idea che ancora è sempre con noi, lo salutiamo come salutiamo tutta la famiglia Barbanti di Tavernelle, e parte dell'incasso lo devolviamo a quell'associazione che ha seguito Lorenzo e tutta la famiglia negli anni, che si chiama la Parent Project, ecco, quindi parte dell'incasso andrà devoluta alla Parent Project, che segue appunto le famiglie con persone, con ragazzi con la distrofia muscolare. Bene, quindi tutti lunedì un appuntamento fisso, segnato. Tutti lunedì all'Arena BCC, vienta divertì, ecco, no, ecco, questo è un po' il motto, no? Esatto. Ci sono due orchestre per gli amanti di musica liscio, chiamiamo così, è la numero uno in Italia. Gino Bartolucci, BCC Arena, questa sera ha presentato il programma, tutta un'estate insieme a voi, con dialetto, spettacoli, musica, insomma un bel cartellone. Sì, sicuramente un bel cartellone, no? A noi ci piace, perché purtroppo è logico che noi, un'arena all'aperto, abbiamo un lasso di tempo limitato, e perciò questo lasso di tempo bisogna impegnarlo bene e assiduamente. Noi il mese di giugno è il mese dei tante scuole di danza che fanno i loro saggi, scuole di danza do giovedì, il prossimo giorno avremo la danza del ventre, l'Olimpia, tante compagnie che, ecco, si autogestiscono. Poi oggi esce il nostro cartellone con il nostro dialettale, che è il fiore all'occhiello, perché oramai siamo al nono anno di questa rassegna dialettale, che diventa regionale a questo punto, perché quest'anno avremo anche una compagnia di Marzocca, di Senigallia, comunque ancora, perciò abbiamo allargato il tiro fuori provincia. Però la scommessa quest'anno la facciamo, oltre alle due serate importanti, l'orchestra Rossini che fa Michael Jackson,
è la serata del 1° settembre con l'orchestra Bagutti e Omar Lambertini, due settori di musica completamente diversi, però con tanti amanti. Voi dovete pensare che l'orchestra Rossini fa uno spettacolo, Michael Jackson, che noi abbiamo potuto osservare a Pesaro, stupendo. Omar Lambertini e Bagutti noi li abbiamo avuti 2 anni fa. Dovete pensare che un mercoledì del 23 di giugno, un mercoledì metà settimana, siamo riusciti a portare a Fano 1190 persone, di queste 400 dall'Umbria, perciò hanno dei fans un po' con 3 pullman che vennero in quell'occasione dall'Umbria. Perciò quest'anno la scommessa è sui giovani. Allora, siccome ci sono tanti giovani, che un gruppo l'abbiamo qui stasera, che si sono proposti di fare una rassegna di musica rock. Quest'anno abbiamo iniziato con 3 date, 17, 24, 31 luglio, di martedì, dove 10 gruppi musicali si cimenteranno sul nostro palco. È una scommessa, con l'augurio che questa rassegna sia solo l'inizio, come è stato nel dialettale, che siamo arrivati a 9, però questo è il primo anno. Però io sono convinto che dar la possibilità, oggi il nostro sindaco poi ha fatto una promessa a questi giovani che l'anno prossimo dedicheranno con dei gruppi di musica rock gemellati con Fano, di città, di Rastatt, inglesi, francesi, di fare una rassegna ampio raggio oltre l'Italia. Perciò è una scommessa che noi ci teniamo, e qui però devo ringraziare assolutamente i miei sostenitori, il mio gruppo, perché un'arena di questo tipo non è semplice mantenerla, con tutto il verde, con tutta la pulizia, con tutto l'innaffiamento delle piante. Però io ho tanta gente che gli piace lavorare su questo gioiello che noi chiamiamo qui a Tre Ponti, che poi è della cittadinanza, perché è un qualcosa che noi abbiamo creato, però a disposizione di tutta la città, e non della città, anche dei gruppi. I pesaresi ci ringraziano sempre, perché siamo riusciti a dargli una visibilità su questo teatro che loro non si sarebbero mai aspettati. Solo che sei tutto, sì, tutto pallido, no, tutto sudato. Così divento rosso, riprendo colore, poi sto bene, a posto, fai come ti pare, va bene. Allora, l'elemento di novità di quest'anno sono, come avete sentito da parte di Gino Bartolucci, i giovani. Io ce li ho qui vicino a me, coloro i quali si porteranno sulle spalle il compito di portare il rock alla BCC Arena. Siete consci di questo compito così impegnativo? Sì, ci vogliamo provare, e abbiamo creato questo evento perché volevamo dare una possibilità alle band emergenti di Fano e dintorni di mettersi in gioco e suonare su un palco grande, e speriamo che funzioni. Se funzionerà, riproporremo l'evento anche i prossimi anni e diventerà un appuntamento fisso. Sì. Gli spazi per esibirsi da parte dei giovani gruppi non sono mai tanti, e questo penso che sia una bella occasione per quanti vogliono provare la sensazione di suonare su un palco. Sì, infatti abbiamo organizzato questo evento anche perché abbiamo visto che di eventi del genere ce ne sono pochi o sono poco conosciuti, quindi speriamo che cresca, diventi un evento grande e porti sempre più band. Avete delle date, porterete tanti gruppi, come si sviluppa il vostro appuntamento? Allora, 17, 24 e 31 sono le date, sono 3 martedì. E allora, il primo giorno, diciamo, avremo band più sul rock classico, secondo giorno più un po' più sul pesante, sull'aggressivo, per chi piace far casino, e l'ultimo giorno avremo le cover band. Voi siete una band, comunque suonate, sì, voi sì. Vi chiamate? Lightdust. Noi suoneremo il 17 e il 31. Che musica fate? Facciamo alternative rock, simile ai Linkin Park. Ispirazione, sì. Figa, pizza e figa, insomma. Green Day, insomma, tutta questa gente qui. Sì. Un mix, bene, insomma, siete degli smanettoni, va bene, degli schitarrati, bravi, complimenti, in bocca al lupo. Va bene, grazie. Tu suoni? Io il basso. Ti chiami? Federico Brocca. Tu? Cazzola Chopin. Tu? Del Cipolla Kevin. Suoni? Chitarra e voce. E tu? Sono la tastiera e sono Enrico Maccaroni. E lui che si nasconde? Io sono la chitarra e c'è un amico di Luca. Benissimo, bocca al lupo. Grazie. Ciao! 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 Ciao!
sa faccia so carino. Altri protagonisti indiscussi della BCC Arena ormai da diverso tempo, no? Harry Secchiaroli, le sue compagnie, i suoi film. Quest'anno arrivi con un prodotto che ha fatto uno spartiacque, possiamo dire, no? Cioè ha segnato un cambiamento un attimino, sì, da quello, no? Sì, abbiamo voluto fare un film diverso, un po' abbiamo voluto raccontare una storia vera questa volta, una storia che abbiamo portato in campo insieme a Simone, che è il protagonista del film. Il titolo del film è Fate Vobis. L'abbiamo dato adesso a Pasqua con un grosso successo di critica e di pubblico. Adesso lo vogliamo dare qui all'Arena BCC perché molti ancora non l'hanno visto e quindi è un'occasione per vedersi un bel film sotto le stelle. Si parte un po' aspettandosi il tuo solito modo di girare, di raccontare, poi invece si arriva in fondo che si esce con un pensiero, sì. Pensando. Abbiamo voluto innanzitutto dare dei valori in questo film abbiamo voluto dare delle emozioni e il finale abbiamo voluto, come dire, incentivare questa emozione nel pubblico, quindi abbiamo voluto un po', come dire, mettere insieme tanti ingredienti, sì. E l'emozione e l'emozionalità è una di quelli. È una di quelle e sicuramente rispetto al passato hai dovuto interpretare un ruolo dove hai dovuto lavorare un po', ci si aspettava un po', no, la risata grassa, così invece hai fatto pensare, hai lavorato molto di mimica anche. Questo mi fa molto piacere, la mimica è arrivata, la gente ha capito e è stata una soddisfazione enorme girare questo film perché è stata anche lunga la ripresa rispetto alle altre volte. Il film è un film da vedere, io non perché io ci sono dentro, venitelo a vedere perché è un film che merita, è bello guardarlo, è bello ridere con il film, è bello pensare, se poi uno vuole versare una lacrimuccia la versa, però vi garantisco che vale la pena venirlo a vedere. Lascia, ricordiamo la data, il venerdì 17 agosto ad Adriatica Arena, quindi Adriatica Arena, Arena BCC, i refusi. I refusi. Il vino di Milo, di Gino. Di Gino colpisce. Sì, ok. Sicuramente da vedere. Da vedere e anche da riflettere, perché poi uno spaccato della nostra vita, della nostra società. È una storia vera. Liberamente ispirata a una storia vera, accaduta in Piemonte, non nelle nostre zone, noi l'abbiamo adattata al nostro territorio. E tu hai saputo interpretare questo dualismo, questa fanesitudine che monta, sì. E contenuta però. Sì, no, adesso a parte tutto. Ci vogliamo bene anche con i cugini pesaresi, però il film è il film. Volevo far precisare una cosa, che tutto quello che si vede di commestibile nel film è vero, quindi quanto mangiamo è tutto vero, come tutto sempre. Vero. Hanno mangiato, quindi andiamo a vedere, se non l'avete visto andatelo a rivedere perché è un film che vi parla, vale la pena e lascia, come dire, un pensiero per riflettere sullo spaccato e sugli aspetti veramente alle volte grotteschi della nostra società e dei nostri tempi. Una sorpresa! Sarà contenta! Sì, la mucchia! La sorpresa nera per Lia! Era per Nudù per stasera! Se scopre, ammazza prima ma te e puma! Sindaco, allora il dialetto è una matrice indissolubile con la tradizione, con il territorio. Queste rassegne servono a mantenere il contatto con la tradizione. Servono a mantenere il contatto con la tradizione, servono a dare spazio alla creatività, anche ad una leggerezza, se volete, nel vivere certi momenti anche così allegri, ma in realtà sono anche una testimonianza di una vita quotidiana, di un vissuto della nostra società locale, ma sono anche un'occasione di espressione, di esperienze per tante persone che si avvicinano ad un mondo come quello teatrale. Ma tornando all'Arena BCC, è uno spazio che nelle serate d'estate trasmettono una bella suggestione con questo suo aspetto naturale rispetto ai classici teatri che siamo abituati, arene che siamo abituati a frequentare. E anche il ventaglio del programma è articolato e plurale,
che vola dal vernacolo, ma alla musica, ai giovani, al cinema, quindi è un'offerta molto ricca e, come si può dire, un po' per tutti i gusti. Allora, il dialetto è una matrice indissolubile per tutto il territorio e, insomma, cercare di supportarlo in ogni modo possibile è un'azione quanto mai doverosa. Beh, il dialetto unisce, il dialetto fa parte della storia, delle tradizioni, fa parte delle generazioni precedenti, anche perché ultimamente lo usiamo di meno, ma sono convinto che le inflessioni dialettali non debbano essere perse perché fanno parte della nostra storia e della nostra cultura. La rassegna teatrale, e non solo teatrale, che è stata messa in campo dalla cooperativa Tre Ponti, dalla Proloco al BCC Arena, è una bella occasione di valorizzazione del luogo, è una bella occasione di accoglienza anche per i turisti, ma è una bella opportunità per fare cultura e per fare spettacolo. E quindi anche tutte le compagnie teatrali che fanno spettacoli, commedie in dialetto, insomma, come dicevo, fanno parte della cultura e della tradizione più popolare. La regione sostiene questi eventi anche perché la cultura, abbiamo sempre detto che è un volano del turismo, la cultura accresce, qualifica, aiuta a migliorare l'apprendimento, ma aiuta anche ad aumentare il senso critico, e quindi la cultura è assolutamente importante e va sostenuta. Poi una rassegna come questa, che è organizzata dai volontari e che ovviamente fanno parte un po' del percorso, della storia non solo di Fano ma dell'intera regione, il volontariato naturalmente rappresenta quanto di più importante esista nella nostra comunità. Ai volontari un grande grazie, un evento culturale, una rassegna di iniziative che quindi che la regione non può che sostenere. Eccomi qua! E questa è Savia? È il premio Bessel che canta. Oh, ancora c'è? Tra gli sponsor che credono alla BCC Arena c'è il Conad Arido, insomma, hai voluto da subito sposare quest'idea, sei sempre stato molto vicino a Tre Ponti, a Gino Bartolucci e tutto quello che viene messo in campo. Non poteva non essere così per la BCC. No, sicuramente no, anche perché prima dell'arena si faceva in uno spazio, in un campetto qua davanti, e quindi diciamo è d'obbligo, perché soprattutto perché ci si crede in queste cose, soprattutto per la vicinanza che abbiamo alla cultura e al teatro dialettale. Io lo sposo in pieno, l'amicizia mi lega anche a alcuni amici storici del Guitto, eccetera. E quindi diciamo non poteva, non solo non poteva mancare, ma sicuramente diciamo cerchiamo di spingere sul teatro dialettale, perché comunque è cultura, è vicinanza alla città, ai cittadini, e piace particolarmente anche a me, insomma. E poi grazie agli sponsor si possono avere manifestazioni così durante tutta l'estate, per passare qualche giorno in allegria e in simpatia, insomma. Senza di voi sponsor tutto questo non sarebbe possibile. Oddio, non lo so, magari ne troveranno altri. Beh, insomma, però. No, però esatto, diciamo, io ho parlato di compagnie dialettali, però sicuramente gli spettacoli, musica, che stasera ho visto che ci sono delle novità in quanto di ragazzi, ben venga, perché fa piacere vedere, esprimere e suonare ragazzi, giovani, avere uno spazio come è stato ripetuto all'infinito questa sera. Quindi ben venga tutto quello che è musica, spettacolo, solidarietà e vicinanza, diciamo, alla città, insomma. No, calze autoreggenti della principessa del Pisello. Sì. La giraba lei cancansa la gamba alta, sale calza autoreggente in calia. Allora io adesso voglio capire come mai un farmacista decide di sponsorizzare una rassegna dialettale. No, è quanto mai singolare. Sì, però è molto semplice la risposta, perché questa iniziativa del teatro dialettale, degli spettacoli, dei film in dialetto, è tutto uno spettacolo che è vicino alla gente. Vicino alla gente perché è partecipazione, dialetto, la gente di Fano si avvicina,
come la farmacia Vannucci si avvicina alla gente. Quest'anno con una novità ancora più grande, perché abbiamo la chiusura serale, una novità assoluta, fino alle ore 22. Quindi un servizio da grande città, è un servizio che hanno le grandi città come Milano, Bologna, Ancona. Quindi Fano diventa grande nel servizio farmaceutico, ma grande anche nello spettacolo dialettale, e non solo, perché ci sono dei bellissimi spettacoli musicali da vedere assolutamente. Quindi vicini alla gente, per la gente, ma sì, in farmacia si parla un po' di dialetto, ogni tanto vi tocca. Ogni tanto, ogni tanto viene qualcuno. Ogni tanto anche lì, sì. Anche lì. Insomma, le pasticche per il polistirolo, ci sono, ci sarebbe da scrivere un libro, e portarlo all'Arena BCC. Certo, però insomma è bello anche vedere che attività che apparentemente non sono così attinenti credono in un progetto, sì, credono in un qualcosa, sì. Noi siamo vicini alla città in tutto, perché viviamo con la popolazione tutti i giorni, e quindi dare supporto al dialetto fanese, a Gino Bartolucci, alla cooperativa Tre Punti, ci è sembrato giusto investire quello che diamo in pubblicità, una bella parte, in questa iniziativa. Bene, complimenti. Grazie. Il giorno 23 di luglio, dopo la festa della Crescia Malta, a Crepapelle, il concorso di barzellette che riproponiamo oramai alla 10ª edizione, perciò qualcosa di questo tipo importante. Io faccio una vitaccia. Non so se avete presente dove vado a finire io quando il mio uomo si siede sulla tazza del water. Niente, va bene, questo è tranquillo. Sì. No, Maurizio, un attimo, venga qua, signor Girolometti. Ecco qua, lei mentre sta così, ecco, tranquillamente, noi continuiamo a massaggiamo sì, la nostra parte, diciamo, la cute del signor Girolometti. E mentre il signor Girolometti sta qua, in un attimo, la spazzone, ecco qua, il signor Girolometti ha visto i capelli ricrescono, in un attimo. Oh, buonasera, signor Ludovico, le do il suo numero sul suo tavolo? La moglie, allora te conosci? Io no, guarda, sicuramente mi sono sbagliato il primo, mi sono sbagliato il secondo. E va bene, tutti male, vanno sul tavolino, arriva a spettacolo, a spogliare l'ista, lamp dance, di qua e di là, si comincia a spogliare, toglie il reggiseno, toglie le mutandine, queste chi le do, queste chi le do, al mio carissimo amico Ludovico!